infissi in alluminio o infissi in PVC? Ciao, sono William Bisacchi di Bisacchi Infissi dal 1973 e da così tanti anni ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Rispondere a questa domanda non è mai facile, perché è come rispondere se è meglio un fuoristrada, una berlina o una cabriolet. Dipende dalle esigenze del cliente. Diciamo che di base le macro scelte che si possono fare su questi due tipi di infissi è: se uno vuole un infisso che dura veramente tanto, l'alluminio è la scelta migliore. Se uno vuole spendere molto poco inizialmente ma accontentarsi di una durata inferiore, il PVC è una scelta giusta. Ma attenzione alle dimensioni, perché il PVC ha molti problemi di resistenza meccanica, quindi se un infisso già è alto ad esempio 2,40 m con le dilatazioni che ha un PVC, entrano in gioco dei fattori che io sconsiglio da quell'altezza in poi di andare su questa tipologia. Oppure, come sta andando adesso l'architettura, quindi dimensioni di finestre molto molto grandi ad ante intera, anche quello è un po' sconsigliabile da farlo in PVC. Parlavo proprio ieri con un mio fornitore che mi ha detto: l'ho testato a casa mia, un infisso anche di nota marca, di una marca molto prestigiosa e anche costosa tra l'altro, un infisso che costa quasi come quello in alluminio. Ha detto: nelle finestre piccole è andato bene, ma poi dei finestroni molto grandi, ha detto, dovrei stare quasi tutte le settimane a registrare con le chiavettine e le cerniere, perché diventano un po' pesanti nell'apertura e nella chiusura. Questo è il limite del materiale. E se si conosce, si può stare attenti, lo si può anche accettare, quindi dipende un po' dai risultati che uno o che si aspetta e che vuole ottenere. Altro discorso invece tra alluminio e PVC, il discorso ecologia. Chiaramente l'alluminio è un prodotto molto più ecologico e molto più ecosostenibile nel ciclo produttivo per sempre, mentre nel discorso PVC entrano in gioco delle questioni ecologiche che potrebbero dare dei problemi andando avanti nel tempo. Lo vediamo, la lotta che viene fatta alla plastica e al PVC da tanti anni in tutto il mondo. Io non so cosa possa succedere tra 5, 10, 20 anni, quando ci saranno quintali di finestre da smaltire, e qui sarà veramente difficile. Comunque, se ti interessa una consulenza più approfondita, vai sul sito www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!